Daddy Fondelli, un grandissimo Savona. Per tre tempi la squadra biancorossa ha potuto accarezzare l'idea di andare a gara 3. Anche nel quarto tempo, nonostante il Recco a quel punto abbia fatto uscire il proprio valore, il proprio tasso tecnico, comunque voi c'eravate pur avendo speso tantissimo. Sì, è vero, c'eravamo, però per quello che ci trasmette il mister, molti potrebbero essere soddisfatti per una prestazione del genere contro la Pro Recco. Noi appunto, ripeto, per quello che ci trasmette il mister, cioè che tutto è possibile, che si può fare con il gioco, con l'intensità, usciamo da sta partita amareggiati perché come ogni volta facciamo delle belle prestazioni, però alla fine il risultato premia loro. Diciamo anche giustamente perché sono una squadra fortissima, però abbiamo veramente dimostrato tanto, siamo contenti, ora ci aspetta un terzo quarto posto, non si sa ancora con chi, ma sarà anche quella una bella battaglia. Ecco, ma è proprio in queste gare che però esce quella grinta, perché si sa che non si ha nulla da perdere. No, è vero. È vero, noi sicuramente in queste partite ci esaltiamo, io personalmente vorrei giocare tutte le partite così. E ripeto, quando c'è un allenatore che ti trasmette questo tipo di gioco, questa intensità, questa fiducia, viene anche tutto più facile, quindi è stata anche una bella partita da giocare, sono felicissimo di questo, ovviamente mi rimane il rammarico del risultato perché potevamo, secondo me, farcela. E in tutto questo tutti voi siete riusciti a farci dimenticare che era assente Valerio Rizzo. Sì, anche questo è una cosa che, bravo, mi stavo dimenticando, abbiamo giocato senza una pedina strafondamentale, quindi anche questo tanto di cappello a noi che abbiamo sopperito la sua assenza, ma tutti quelli che hanno giocato si sono dimostrati pronti, più che altro senza paura ad affrontare grandi campioni. Per molti sono prime partite, prime semifinali scudetto, prima esperienza in Serie A e andavano a viso aperto contro pluricampioni, quindi questo già per la società, per tutti deve essere un ottimo risultato. Francesco. Ma direi una grande prestazione, ma direi, Daddy, per te una stagione davvero incredibile con il Savona, non è ancora finita, ma anche in nazionale, diciamo, stai giocando forse come non mai. Sì, non sento io. Sì, hai ragione, ci siamo dimenticati, una stagione straordinaria per te, anche non solo qui a Savona, ma anche in nazionale, una crescita e una maturità incredibile. Chissà se quel mondiale perso ti abbia dato questa spinta incredibile. Quel mondiale perso e anche quell'Olimpiade persa, perché all'ultimo non sono convocato. Tutte queste cose ovviamente, se riesci a prendere il mondo giusto, fortificano. Ci aggiungo, e l'ho già detto due o tre volte, poi mi prenderà in giro il mister, però è anche merito suo che queste due stagioni mi ha trasmesso, ripeto, tanta anche consapevolezza. E questo, se riesco a trasmetterlo anche in nazionale, mi viene poi più facile giocare, tutto lì. Grazie, grazie, grazie Andrea Fondelli. Grazie a voi. E complimenti.